di sufficienti contenuti, purtroppo sporcato da questo errore grave in caduta. 12:30 il punteggio per lei, e adesso è la volta di un'altra ginnasta degli Stati Uniti, Amanda Jeter. La vediamo impegnata nel corpo libero, quindi Amanda Jeter che cercherà di dare il proprio apporto. Ecco, questa grandissima elevazione abbiamo visto, con un atterraggio che forse non è stato all'altezza proprio dell'elevazione raggiunta. Da quell'altezza fermarsi è difficile, però è un salto tabac, un salto con una doppia rotazione avanti che è venuta da una mezza rotazione indietro, quindi un salto molto difficile. Io mi accontenterei di farlo così. Ah beh, non sarebbe il solo Giorgio Citton, ovviamente. Prosegue nel frattempo Amanda Jeter. Eccola che si mette a terra, si rialza, si prepara per la diagonale che andrà nella parte conclusiva della sua prova. E che prova? Sta proseguendo la sua competizione con ottimi esercizi. Abbiamo visto che qualità esecutiva in questi avvitamenti, sia avanti che indietro, infatti con le gambe precise, perfettamente unite, con le punte tese. Molto brava Amanda. Doppio salto finale eseguito impeccabile, senza a mio avviso nessuna penalità, porterà a casa un buon punto.